Ciao ragazzi, io sono Vanessa. E io sono Elisa. E oggi parliamo di... politics! Avete veramente detto politica? Ma non solo politica. Parleremo di politica italiana. Politica italiana? Gesù Cristo! Sì, politica. Ma non vi preoccupate. Primo, cerchiamo di capire le differenze fra il sistema politico italiano e quello americano. È complicato anche per gli italiani. Siete pronti? Andiamo! Come gli Stati Uniti, l'Italia è governata da rappresentanti che sono scelti attraverso un processo elettorale democratico. Tuttavia, le elezioni in Italia sono diverse. Gli elettori non votano per eleggere il presidente o il premier, votano per chi li rappresenterà al Senato e alla Camera dei Deputati. Allora, cerchiamo di capire prima le differenze fra il presidente del Consiglio, anche detto premier, e il presidente della Repubblica. Il presidente italiano non si occupa dell'amministrazione del paese, questo è il compito del premier o presidente del consiglio. Il presidente ha dunque il ruolo di un arbitro che si assicura che tutto proceda regolarmente. È anche il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Ha il comando delle forze armate, indice elezioni e referendum quando è necessario e nomina il primo ministro dopo le elezioni generali. Tutto chiaro? Let me try it in English. The Premier, or Prime Minister, is the person that runs Italy's operations. The President of Italy, on the other hand, makes sure the Prime Minister does a fair job and the Parliament abides to the Constitution. During elections, Italians vote for people and political parties that they wish will represent them in the Parliament. The leader of the party that wins the majority of seats becomes the Prime Minister. However, given Italy's vast inner differences, getting a majority in the parliament is extremely hard for any one party. This forces political parties to have to form coalitions with one another. The idea of having a coalition-led parliament makes sense for Italy, as it deters any one party from having all the power. They have to share the power with other parties, avoiding this way the creation of authoritarian regimes, such as the one of Benito Mussolini. The results of the 2018 elections, for example, produced a hung parliament where no party was the clear victor, which has forced parties with radical positions such as Lega and MS5 to sit down and reach a compromise so a premier can be chosen. In these cases of hung parliament or Parlamento sospeso, the President of the Republic plays a mediating role, encouraging parties to talk to one another. Once an agreement has been reached, a premier is elected to run the country. Allora, se sei un italiano in Texas, queste sono le cose che dovresti sapere. Dato che gli italiani si trovano in tutto il mondo, l'Italia ha un sistema unico di rappresentazione in cui 18 persone rappresentano l'interesse degli italiani residenti all'estero. Oltre a questi 18 rappresentanti al Parlamento, ci sono due altre organizzazioni che rappresentano gli italiani all'estero. Una di queste è CGIE, o Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. L'altra si chiama Comites, un'organizzazione composta di volontari che si occupano degli interessi dei loro compatrioti. Sì, giusto! Ci sono persone che qui salvaguardano gli interessi degli italiani all'estero. La scorsa primavera Ital è andata a Dallas per incontrare membri dei Comites che rappresentano gli italiani di Louisiana, Arkansas, Oklahoma e Texas. Hi, I'm Mary Ann Webster and I'm the consigliere that handles cultural programming and communications for the Comites. Maria e Walter sono due dei 14 volontari che controllano le attività del consolato e sono aperti ad aiutare gli italiani che vivono in questa parte del paese. Ok, adesso è chiaro finalmente. Allora, se ho capito bene, in Italia le elezioni generali non si fanno per eleggere il presidente, ma i partiti che rappresenteranno il popolo italiano al Parlamento. Il leader del partito che riceve più seggi diventa il primo ministro o premier. Se non si raggiunge la maggioranza, allora c'è un parlamento sospeso. Ho anche capito che gli italiani all'estero hanno un sistema di rappresentazione molto speciale. Ci sono persone reali al Senato e alla Camera dei Deputati che rappresentano i loro interessi, oltre alle due organizzazioni, CGE e Comites. Obviously, things can always change. Therefore, it is up to you to stay current by keeping up with Italian press and having the patience to understand and digest the information. There are many resources also available on YouTube. Staying active locally is also crucial, so make sure to check the Comites page of your district if you're an Italian citizen. Participate in the local elections if
you're not, you can still contact the comitas to propose ideas, projects and events. That's why they were elected. Spero che sia stato utile. Almeno per me è stato molto utile. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, alla prossima!